Trovare serenità, gioia di vivere, voglia di vivere. Ai tempi del Covid-19, cioè in questo periodo di incertezza, di paura, di ansia, di tristezza, non è affatto facile. Anzi, molte persone vanno proprio in crisi perché sono costrette a rinunciare alle solite uscite, divertimenti, cinema, fine settimana, eccetera. Certo, è sicuramente utile distrarsi, scaricarsi ogni tanto, divertirsi, ma molti vanno in crisi, anche perché sono costretti a rompere certi schemi di vita, certe abitudini ormai consolidate negli anni, abitudini che sono rassicuranti, sì, dal punto di vista psicologico, anche se molti di questi schemi e abitudini non erano e non sono funzionali al benessere della persona, sono solo il frutto di condizionamenti, sono disfunzionali, a volte proprio controproducenti. Ma sono ormai talmente radicati che non si riesce a vedere alternative, non si riesce a liberarsene. Perciò questo periodo in cui si è costretti a cambiare certe abitudini per attenersi a vari DPCM può costituire per queste persone un'occasione per rompere questi schemi disfunzionali e riprendere in mano la propria vita, insomma, per liberarsi dai condizionamenti. Molte persone inseguono il divertimento, diventano ossessionati dall'idea del divertimento, specialmente nel fine settimana o nei mesi estivi, tanto che per molti la cosa più importante della vita è divertirsi, o anche solo sembrare, far vedere agli altri che ci si sta divertendo. L'uso dei selfie a questo proposito è emblematico. Ma il risultato di questa corsa ai divertimenti spesso è negativo, anzi proprio dannoso dal punto di vista psicologico, perché spesso se ne esce più stressati e svuotati di prima, perché nella frenesia, nella fretta di divertirsi, si perde consapevolezza, ci si allontana dal proprio centro. Perché accade questo? Perché inseguire il divertimento dal punto di vista psicologico rappresenta un modo per cercare di raggiungere il piacere che c'era nell'infanzia, ma spesso lo si fa in forma sbagliata, perché quando i bambini giocano sono totalmente assorti in quella attività, presenti nel qui e ora, senza pensieri. Invece, quando gli adulti si divertono, tra virgolette, sono totalmente distratti da se stessi, sono presi, assorbiti completamente da molte attività diverse, dice Lowen. Spesso assorbiti, a volte proprio prosciugati, aggiungo io, da più attività contemporaneamente. Il bambino, invece, non tradisce mai se stesso quando gioca. Se ha fame a un certo punto, o sonno, è stanco, interrompe il gioco. E questo non accade nell'adulto, che finisce per stressarsi e alienarsi nel tentativo di divertirsi, come fanno molti giovani nel fine settimana, per esempio. Questa capacità di rimanere fedele alla propria realtà interiore è essenziale anche per comprendere la distinzione che Lowen fa tra il piacere e il divertimento. Noi adulti possiamo divertirci però ben oltre la nostra soglia di tolleranza. Bere più del necessario, fumare più del necessario, stare svegli, stressarci nel divertimento più del necessario. Ma il piacere vero invece è fedele alla nostra realtà interiore, alle nostre esigenze di base che cambiano continuamente. Il piacere vero, secondo Lowen, è quell'esperienza in cui l'ego lascia l'egemonia al corpo, cioè alle sensazioni semplici del corpo, quelle che vengono direttamente dal profondo, dall'anima, potremmo anche dire. Insomma, il piacere vero c'è quando il divertimento permette di mettere da parte i condizionamenti, i pensieri, per dare priorità a ciò che arriva dalla propria profondità, le proprie reali esigenze di quel momento. Il flusso delle sensazioni fisiche prevale sulla volontà e la determinazione. E riusciamo a lasciare andare, a lasciare accadere, permettendo pienamente l'esperienza in corso, ascoltando ciò che arriva da dentro, dal nostro corpo, le sensazioni di base. Questo pienamente permette di comprendere perché l'inibizione, la tensione, cioè quando non riusciamo a lasciare andare, a lasciarci andare, a lasciare accadere, frammentando la pienezza percettiva, questo diminuisce il piacere. Ora, da questa base, cioè dall'esperienza del piacere, cioè quando riusciamo a lasciarci andare, a lasciare accadere, permettendo pienamente l'esperienza in corso, noi attiviamo la nostra creatività, che è una cosa fondamentale per l'uomo. Un processo creativo in cui il piacere è sia il motore
che il risultato dell'atto creativo stesso, visto che ogni atto creativo aggiunge piacere e significato alla vita stessa. Il piacere nel vivere incoraggia la creatività aggiunge piacere alla gioia, gioia alla vita, come accade nei bambini immersi nel piacere, nel gioco, sono molto creativi, perciò dobbiamo imparare ad uscire dai soliti schemi di vita, cioè dai condizionamenti. Per superare i condizionamenti è importante imparare ad essere flessibili e quindi cioè a lasciare accadere. La rigidità non aiuta a vivere bene. La persona rigida pretende delle cose della vita e poi si arrabbia, va in crisi se la vita non soddisfa perfettamente le sue aspettative, come accade in questo periodo, quando dobbiamo, allontanarci da certe routine, da certi schemi di vita ormai consolidati. Questo non è un modo per vivere bene, questa rigidità. Come non lo è vedere tutto bianco o nero, per esempio rifiutare l'amicizia di qualcuno che non la pensa perfettamente come noi o che non condivide completamente le nostre opinioni. È necessario essere flessibili. La rigidità invece non è sana, neanche quando è rivolta verso noi stessi e si manifesta come perfezionismo. Più la nostra mappa del mondo è rigida, su come sono le cose, come dovrebbero essere, come dovrebbe svolgersi la nostra giornata, il nostro fine settimana, eccetera, quanto dovremmo essere bravi, come dovrebbero trattarci gli altri, più possibilità ci sono che non coincida con il caos della realtà. Perciò bisogna imparare a essere flessibili, a dire non lo so, non so cosa fare ora, poi vedremo. Vediamo cosa succede. Vedremo. Insomma, imparare ad accettare noi stessi, gli altri, la vita così com'è e lasciare accadere questa nostra vita, fidandoci che in questo modo andrà nella giusta direzione, fidandoci della nostra profondità, insomma, con la P maiuscola, che la guida meglio del nostro ego condizionato, cioè confidando in una spiritualità che sia dentro, nel nostro profondo, che fuori di noi, l'organismo, l'universo, insomma. La vita è imprevedibile, non possiamo conoscere e controllare tutto, ma è proprio questo il bello della vita. È come un film di cui non conosciamo il finale. È più interessante di uno di cui il finale è prevedibile, scontato. Perciò impariamo a dire serenamente, vedremo, non solo a dire, ma impariamo proprio a lasciare accadere la nostra vita dalla mattina al momento in cui ci alziamo, ad avere più fiducia nella vita con la V maiuscola, a partire dal lasciare accadere il nostro respiro, per esempio. Lasciamolo andare più che trattenerlo, forzarlo, in tensione. I nostri movimenti, lasciamolo andare, muoviamoci in maniera più sciolta, senza sforzo, senza paura, con maggiore presenza, affidandoci alla nostra profondità. Insomma, dobbiamo imparare a rinnovare continuamente, momento dopo momento, la nostra fiducia e accordo alle nostre necessità più profonde e fondamentali. E in questo modo entriamo in uno stato di profonda sintonia con noi stessi, con i nostri corpi, con le nostre necessità che cambiano continuamente, anche con l'organismo universo. Per cui quando siamo in questo stato mentale di presenza, di lasciare accadere, se abbiamo sete beviamo, se abbiamo fame mangiamo, se abbiamo freddo ci copriamo, se abbiamo bisogno di sonno quando è possibile, chiaramente, dormiamo. Fuori da questo stato, generalmente, anche quando è possibile, non ci accorgiamo di queste nostre esigenze fondamentali. Questo stato mentale riflette la tendenza di ogni organismo sano a mantenere l'equilibrio, l'omeostasi dell'energia, della temperatura corporea, delle azioni, del riposo, quello che Rogers chiamava la tendenza attualizzante. Non importa quante aspirazioni abbiamo, quanti progetti, quante risorse, quanta intelligenza, quanta ricchezza e quanto potere abbiamo, soprattutto la nostra capacità di individuare, accettare e soddisfare questi impulsi fondamentali, la capacità di lasciare accadere, che sono impulsi che sono nella nostra profondità, senza evaderli, trascenderli, che ci permette di diventare completamente uomini, di realizzarci completamente. Le persone che non riescono mai a lasciare cadere, di solito si muovono goffamente, in tensione, senza coordinazione, con sforzo, cioè con eccessiva forza. E questo le stanca e perdono sempre di più la propria presenza, la propria autoconsapevolezza, perché si allontanano sempre di più mentalmente dagli stimoli del corpo, che in questo modo non risultano piacevoli,
si allontanano sempre più dalla propria profondità, dalla propria anima, che poi finisce per non comunicare più niente perché non viene ascoltato. Si allontanano dall'organismo universo e quindi dalla vita. Il risultato è una sorta di alienazione sensoriale e motoria. Queste persone necessitano di una rieducazione sensoriale e cinestesica, motoria, ma anche psicologica e spirituale. Per esempio, attraverso colloqui di counseling o proprio di terapia centrata sulla persona, così da poter riabilitare i propri corpi e anche la propria anima.